Signori e signore, e Cyber, il vostro grandissimo Alessandro Borghese è tornato. Ehi, se non fai ancora parte del mio regno, ti invito cortesemente a iscriverti e attivare la campanellina per ricevere tutte le novità del mio canale. Poi, se vuoi sapere tutti i tipi di video che porto settimanalmente, ti invito a passare nella descrizione del mio canale. Beh, detto questo, vi ho dato il tuo anche per troppo tempo, perciò, buona visione! Ciao a tutti ragazzi, di questo nuovo video io sono Alessandro Borghese ed oggi siamo tornati con la Borghese Shudica Server. Come al solito analizzeremo il server in base alla location, menu, servizio e conto. Poi avremo il parere di un cliente del server che potrà confermare o ribaltare completamente la situazione. Il server che analizzeremo oggi si tratterà di CubeCraft, o comunemente detto play.cubecraft.net. Bene, detto questo, direi di iniziare senza indugio sul sicuro. Location molto bella, siamo in periodo natalizio e la cosa principale è ovviamente la neve. Io vedo solo ghiaccio. Questa lobby non mi piace. Voto 5. Menu. Ora vediamo cosa ci propone il nostro fantastico server di play.cubecraft.net. Block Wars, Tower Defense, Lucky Island, Sky Wars, Egg Wars. One Eternity Later. Voto 10. Location della modalità mi piace. Frostbat. Oddio! Oh Cristo. Crepa. Ragazzi, sono riuscito a sconfiggere quel player. Sono qualcosa di incredibile. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Crepa. Ragazzi, mi sta per uccidere quel maledetto furfante. Ma ragazzi, prima di andare avanti, consiglio di scaricare il pack del grande Alexis, che troverete qua sotto in descrizione. È un pack davvero fantastico e ci vedrete tutte le meme del canale. Bene, detto questo, possiamo andare avanti. Sa già che dovrà combattere contro di me. Ciao! Materiali ci stanno. Molto, molto ben fatti. Devo ammettere, davvero niente male questi materiali. Crepa! Borghese ha vinto per la seconda volta, ragazzi, incredibile! Prossima! Bene, ragazzi, siamo pronti a partire per la nostra prima Egg Wars. E anche l'unica, ora che ci penso. Guarda, guarda chi c'è qui, il nostro orangino. Ciao, signor Orange. Salve a lei. Signore e signori, Borghese ha vinto la sua fantastica partita. Ci troviamo in lobby per avere il resoconto del servizio. Signori e signori, le modalità parlano da sole. Le Skywars hanno ottenuto un bel 10. Sono fantastiche, semplici e molto efficaci. Sono molto simili a quelle dei Pixel, ma allo stesso tempo completamente diverse. E la cosa mi piace, soprattutto perché le hit non facciano così tanto cagare in fondo. Dopodiché parliamo delle Lucky Island. Come modalità ci sta, fatta veramente bene, e la texture del Lucky Block mi piace molto di più rispetto a quella classica. Quindi anche questo voto 10. Dopodiché passiamo alle Egg Wars. Mi è piaciuta la modalità. L'unico piccolo difetto è che è un po' sempre la solita. Secondo me qualche piccolo cambiamento ce lo potevano fare. Comunque sempre con credito il cambiamento di aggiungere al... Però comunque sempre ho gradito il cambiamento di aggiungere un'immagine in cui segnano tutte le statistiche al generatore.
quindi un bel 9,5 ci sta. Detto questo, la valutazione si dice da sola, 10. Ora passiamo al conto. Il server offre molte cose a livello gratuito, tuttavia nel sito online è possibile comprare qualche rank sempre come pixel, quindi menu sempre un buon 10. Bene, detto questo, direi di passare al cliente, che potrà confermare o ribaltare completamente la situazione. Ci vediamo non appena avrò trovato il cliente. E subito dopo il TG Alexis e la pubblicità. Un buon salve a tutti ragazzi, benvenuti nella prima edizione del TG Alexis. In questa serie che verrà fuori se raggiungiamo i 45 like in questo video, pubblicherò alcuni aggiornamenti sulla situazione del mio canale YouTube e anche un po' della community delle roleplay e altre cavolate varie, quello di cui avrò voglia di parlare sostanzialmente. Comunque, niente, detto questo direi di iniziare con l'argomento iniziale, perché è soltanto una piccola pubblicità e non ho tempo da perdere. Il primo argomento è che se avete intenzione di fare un server roleplay, state tranquillissimi, perché... eh sì, le soluzioni gratis fanno pena, quindi vi consiglio di andare sul sito di Game Hosting, e non mi hanno sponsorizzato per questo, ahimè. Ci saranno degli sconti di Natale, mi pare tipo il 20% in server Minecraft, quindi io vi consiglierei di cogliere l'occasione e andare dal sito Game Hosting per l'appunto. Bene, detto questo passiamo anche alla seconda notizia. Il nostro Alexis di fiducia, che poi non sono io ovviamente, ci mancherebbe altro, si è unito ad un gruppo chiamato Multicore, semplicemente youtuber che portano contenuti di qualità. Io mi ci sono unito perché non sono un youtuber che porta contenuti di qualità. Comunque aspettatevi nuove serie sul mio canale che potrebbero collaborando con questi youtuber. Poi passiamo all'ultima notizia, che riguarda una serie roleplay che non faccio da un po' di tempo, ovvero la vita da youtuber. Semplicemente volevo avvisarvi che la vita da YouTube continuerà, state tranquilli, ricomincerà a Natale a bomba. Bene, detto questo vi faccio tornare alla pubblicità e poi alla Borghese Giudica Server. Che bei capelli, wow, che capelli intraprendenti, che capelli luscious. Shampoo, shampoo, tigre, tigre. Ragazzi, ora siamo qui con il cliente che potrà confermare o ribaltare la situazione. È un mio grandissimo fan che ho incontrato ad un evento. A parte i fan che mi scrivono oltre a lui, vi presento il signor Manning. Bishnev. Bene, signor Manning, ora la deve valutare CubeCraft da 1 a 10. La mia valutazione è 8. La mia valutazione è 8. Qual è la valutazione del server, secondo te, signor Manning? Allora... ah, devo dire voto location, cose, cose. Di voto totale, tanti 10 minuti li ho superati abbondantemente, mio caro. Voto totale, location non lo so, cose non lo so, quindi il voto totale è 9. Accidenti signori, il signor Manning ha ribaltato il commento della situazione e il voto è aumentato. Adesso il voto del server è 8,5. La cosa ci sta, vi consiglio assolutamente di venire qui a provare le portate principali. Hai detto questo, Manning, è qualcosa da dire ai telespettatori? Mi piace il miele. E niente ragazzi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Quitto definitivamente. Ora il voto di una persona che potrebbe confermare o ribaltare completamente la situazione. Yes! Ci sta!